stamattina ci siamo svegliati con il diluvio universale. Ci ho fatti anche cacare in mano in realtà. Comunque, ieri non ho vloggato perché volevo prendermi una giornata proprio libera per godermi proprio le piccole cose. Abbiamo fatto un sacco di pizze, non so se qualcosa è rimasto. Poi ci siamo visti un film con Siria. Il programma oggi era di andare a farsi una passeggiata perché dobbiamo vedere, diciamo, delle location per un videoclip con la pioggia. Svegliate, stupida! Oh! Dai! So scorreggiato un botto sti giorni. Non va bene. Stiamo andando a Piazza Falchera, che è un posto, a parte che qui è tutto, che è un posto alla fine tutto sommato normale, perché boh, ci stanno i palazzini belli, che è un posto dove si potrebbe girare uno spezzone di videoclip molto interessante. È passato un giorno e non ho fatto vlog. Oggi andiamo a prendere un nostro amico carissimo e specialissimo, che è l'ignorante, che è venuto a trovarci, anche se oggi saremo impegnati perché dovremo lavorare. Comunque ieri abbiamo mangiato tanto, tiramisù, tante cose, sono arrivati i suoi parenti, cugini, fratelli. Ci vediamo tra poco. A presto. Guarda chi c'è sta! Guarda chi c'è sta! Stavo lavando! Ma quanto è bello sto ragazzo! Non so come ci siamo arrivati, ma stiamo andando allo studio di Easy Noise. E quindi bella lì, stiamo andando in studio. Recchiamo. Recchiamo? Vai, si recca. E dai, state Easy. Raga, vi presento Easy Noise. Ora Pavi, io ti guardo Pavi. Ah, ogni tanto. No. Poi faccio il video musicale pure io. Gang shit, raga, da Roma a Torino, ovunque lo sapete già. In studio da Easy Noise. Gang, gang, gang. Gang. La situazione è degenerata perché era partita che dovevo fare un vlog e un videoclip musicale per un artista e sono finito in studio con Easy Noise e altri che stavano chiudendo un EP. Io penso che mi trasferisco qui, guarda. In un pomeriggio ho lavorato più che in una vita a Roma, quindi penso che farò Milano-Torino pendolare. Veramente troppi contenuti ho fatto, ragazzi. Ci vediamo, penso, al prossimo vlog. Ci becchiamo, scusate, siete un po' storti, ma non per offesa, ma nel senso che siete in posizione un po'. Ci becchiamo alla prossima.